Oggi è il 10 luglio 2018. Sono ancora in corso i mondiali di calcio di Russia 2018. Per l'esattezza, oggi e domani si disputeranno le due semifinali, Francia-Belgio, oggi, domani Inghilterra-Croazia. E vi voglio parlare adesso dell'Inghilterra per spiegare l'importanza del ruolo delle emozioni nelle relazioni e nella motivazione che, secondo la stampa italiana che riporta la notizia, ad esempio, motiva il successo, spiega il successo dell'Inghilterra. Vi faccio vedere questo articolo, eccolo qua, è comparso in queste ore sul Corriere.it, in cui si parla di Pippa Grange, una psicologa dello sport che ha introdotto la cultura nel calcio. Vi leggo testualmente quello che dice la Grange nell'intervista, che incontra questo bisogno di vedere l'oltre per valorizzare i talenti, per rinnovare le motivazioni degli atleti. La Grange dice: come tutti noi, lo scrive su un libro che ha dedicato alla leadership nello sport, anche gli atleti vogliono qualcosa in cui credere, una visione su cui investire e un'organizzazione alla quale essere fieri di appartenere. La dottoressa, scrive Tommaso Pellizzari, che è l'inviato a Mosca del Corriere, ha iniziato a lavorare con la nazionale da gennaio. Non parla con i calciatori, ma con Southgate, il commissario tecnico, e con il suo staff, per indurre i giocatori ad essere più aperti a condividere le vicende personali, a confrontarsi in piccoli gruppi. Insomma, come scrive il Daily Telegraph, ad abbattere le loro individuali inibizioni. Una visione dell'oltre nel mondo dello sport che spiega come il ruolo del facilitatore accanto al ruolo del leader serva per raggiungere i risultati partendo dalle persone, prima ancora che dai calciatori. Questo è un grande segreto. E infatti la Grange cosa dichiara? Dichiara che il suo lavoro deve essere quello di aiutare l'allenatore a valorizzare le relazioni, cioè nell'epoca di internet, togliere l'attenzione che tutti i ragazzi oggi dedicano al virtuale, al web, e dedicarsi di più alle relazioni. Se vogliamo, le relazioni chiaramente cariche di emozioni e di significati. Se vogliamo, esattamente il contrario di quello che accade. Poi è accaduto ormai per la Germania. Ecco, secondo Sky Sport, questo è l'articolo, lo vedete, Mondiali 2018 di Russia, Germania eliminata per colpa dei videogame. Secondo la testata tedesca Bild, la Germania perde per eccesso di sicurezza nei propri mezzi, per un atteggiamento fanciullesco, ecco, che ha deconcentrato i calciatori dall'obiettivo principale. E ancora il Bild dichiara: svegli fino a tarda notte per vincere alla PlayStation. Ecco, calciatori che hanno preso sotto gamba l'impegno, convinti di vincerlo, e che hanno trascurato in realtà le relazioni per dedicarsi al virtuale. Esattamente, per gli amanti della statistica, al FIFA 18, ecco, così c'è scritto nell'articolo del Bild. Ora è evidente che valorizzare gli aspetti relazionali e quindi stare sul presente della relazione più che sul virtuale è un mezzo ideale, il mezzo migliore per poter lavorare sulla coesione del gruppo, per poter stare anche sull'obiettivo, stare come squadra, come team di lavoro sull'obiettivo. Stare attraverso appunto il consolidamento dei legami. E i legami sono fatti principalmente delle emozioni che il leader, magari facilitatore o aiutato da un facilitatore,
trasmette alla squadra. Allora vi propongo di andare a rivedere le immagini del pre-partita della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid a Cardiff. È la finale 2017 della Champions League e guardate in faccia i calciatori. Da una parte vedrete i calciatori del Real Madrid allegri, entusiasti, motivati, con passione, energici, grintosi. Se andrete a guardare le facce dei calciatori della Juventus, vedrete ansia, paura, preoccupazione. Allora, se è vero che la parte emotiva può esercitare un sequestro sulla parte razionale, quindi su tutto ciò che poi si esprime in aspetti tecnici, va da sé che un blocco a livello emotivo per via di emozioni devastanti che vengono vissute intimamente dai singoli e anche dalla squadra impediscono le elevate performance di squadra, le elevate performance sportive. Dice infatti Frédéric Laloux, autore di questo bellissimo libro, Reinventare le organizzazioni, Frédéric Laloux afferma: non esiste alcun grado di crescita e di sviluppo per un'azienda, per un'impresa, quindi per un gruppo di lavoro, oltre il grado di consapevolezza emotiva del suo leader. E in qualche modo Frédéric Laloux ci introduce all'importanza della facilitazione, cioè l'importanza di mettere accanto agli aspetti tecnici degli aspetti immateriali che spesso non vengono considerati. Le relazioni, i valori, le emozioni che attraverso le relazioni passano, che permettono ad un insieme di talenti, di individui, che peraltro non si allenano abitualmente insieme, perché chiaramente le nazionali vengono composte all'occorrenza dai migliori talenti della nazione, che invece si dedicano, come nel caso della nazionale tedesca, ad altro, piuttosto che a provare a rendere coeso il gruppo. Vediamo dunque quanto questo sia importante. Vivere, d'altro canto, delle emozioni positive diventa fondamentale per recuperare la motivazione e l'atteggiamento mentale verso gli obiettivi. Le emozioni, d'altro canto, vanno conosciute e vanno riconosciute perché sono un patrimonio individuale che un facilitatore deve valorizzare nella sua unicità, sapendo che esiste un legame imprescindibile tra la sfera emozionale e la fisiologia. Invece, quello che accade abitualmente è che i calciatori o gli atleti vengano investiti di una enorme responsabilità senza che venga dato il giusto spazio all'espressione delle emozioni, affinché delle emozioni positive come gioia, divertimento, allegria, la semplicità di fare le cose possano emergere per far proliferare, per far sbocciare in campo il talento che si traduce poi in prestazione sportiva. Questo è anche l'esempio con cui Anthony Robbins ha riportato in vetta alle classifiche mondiali ATP, parliamo dunque di tennis, André Agassi. André Agassi, campione statunitense, è stato per lunghi anni in vetta alla classifica, dopodiché ha avuto un crollo. A distanza di qualche anno, grazie all'aiuto di Anthony Robbins, ritorna in vetta alla classifica. E ritorna in vetta alla classifica perché riesce ad elaborare tutti quei vissuti negativi che stavano condizionando le sue prestazioni. Beh, in fondo era un campione di tennis e sapeva benissimo come colpire la palla. Se era già stato in vetta alla classifica, teoricamente, era già in possesso degli strumenti tecnici per restarci. Ma che cosa era accaduto nel momento in cui aveva perso la sua leadership? Ovvero, che cosa doveva ritrovare per poter tornare a vivere quelle sensazioni? Così Anthony Robbins dichiara in un'intervista: mi sedetti con lui e dissi, leggo testualmente, André, pensa al tempo in cui colpivi la palla da tennis alla perfezione. Lo feci tornare con la mente a quello stato e gli dissi, lo senti? E lui rispose, no. Allora dissi, ascolta, stai pensando al tuo polso? E lui rispose, sì. E allora io, ma come diavolo pensi di poter tornare alla tua perfetta forma se ti fissi sul tuo polso? Ecco, le emozioni
sono al governo della nostra vita. Le emozioni sono quelle che vanno recuperate, perché le emozioni positive permettono di esprimere il massimo del potenziale, sapendo che ritrovare gli stati d'animo positivi, favorevoli, incoraggianti, che hanno caratterizzato i migliori momenti delle performance di un campione come Agassi, se appunto questi stati d'animo vengono recuperati, possono rinnovare la motivazione che probabilmente scema, viene meno quando un campione ritiene di aver raggiunto l'apice e si lascia un po' andare, probabilmente anche alla semplicità, alla facilità con cui ritiene di esprimere la propria bravura, la propria grandezza. Ecco che in quel momento un insuccesso dopo l'altro comincia a subentrare la paura, e quando subentra la paura, la preoccupazione, l'ansia di prestazione sequestrano insieme l'aspetto tecnico, e a quel punto è la fine, a meno che non ci sia qualcuno che da facilitatore ci prenda per mano e ci dica: ricordati di quando facevi quello che facevi e recupera lo stato d'animo con cui vivevi quei momenti. Perché se recuperi quello stato d'animo, recupererai anche il polso. E vale la stessa cosa per quello che accade negli sport di squadra. Se recuperiamo una visione d'insieme e ammettiamo che tutti i team esprimano all'interno delle loro fila le emozioni di insicurezza, di inibizione, di paura degli atleti, allora sarà più facile avere un terreno sul quale lavorare a prescindere dall'aspetto tecnico. Ed è quello che appunto fa la psicologa inglese, che si è accorta, ecco, insieme ad altri, che il bisogno di avere un sogno e di comprendere le emozioni che possono limitare le performance siano il mezzo migliore per convertire in positivo quel tipo di messaggio, dare ai ragazzi, alla squadra, quel clima relazionale che infonda fiducia e che permetta di esprimere le migliori performance.